Allora, ciao, ciao piacere Matteo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, buongiorno, come andiamo? Buongiorno, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ci può passare se vuole. Come andiamo? Adesso. Ciao ragazzi, buongiorno. Ci siete? Prima di. Come? Prima di. Anno 5. Alla grande. Ciao, buongiorno. Ciao. Che cosa stavate facendo? Tecnica. Ho interrotto tecnica. Dopo vi. Dopo ci vediamo dopo. Dopo ci. E voi che scuola siete? Bravo. Bravo. Grande. Che classe siete voi? Seconda. Seconda. Cosa stavate facendo? Geometria. Bene. Come vanno le cose? Bene. Vi ritrovate qua? Bene! Avete anche un sindaco bravo, anche voi per di più. E vabbè, detto dopo è un preside migliore, no? Avevate imparato a memoria, eh? Buongiorno! Ci vediamo dopo, a più tardi, ciao! Ministro, lei si chiama Stefania ed è il ministro della scuola. Buongiorno! Ma mi sta pensando la maestra? 7 alla fine i punti di rotonda e quindi con le aule a spicchio. Le finestre che non possono essere rotonde, gli spifferi che se metti un collo. Però ci sono scuole che hanno il problema del tetto e della stabilità, rispetto a questo siamo a posto. Vabbè, è preparata, l'assessore alla scuola sull'edilizia, vuole dirti due. Come, no, anche perché a questo punto io la prossima settimana dovrò andare in una scuola a scalcagnarla. Ecco, la settimana prossima dovremo fare. La situazione dell'edilizia, come diceva il preside, io continuo a chiamarlo preside, è una. Dirigente scolastico. Vabbè, non... Che classe siete voi? Prima e seconda. Sì. E che ci fate? Che dovete avere lezione? Che cosa state perdendo? Musica, musica e fisica. Verifica. Ti vedo triste per aver perso fisica. Come si sta in questa scuola? Molto bene. Benissimo, aspetta, c'è qualcuno che non si trova bene? No. Siete ammaestrati troppo bene, ragazzi, non va bene. Perché voi qui a Treviso per che squadra ti fate di calcio? Chi è per la Fiorentina? Io! Voi da grandi farete tutti politica. Finora ha detto Mina, Juve, Fiorentina, di tutto. No, abbiamo studio gli insediamenti. Io faccio la verifica di Juventina. Fatemi capire, e che sport vi piace? Che sport? A parte il calcio. Rugby molto forte, no? E poi il basket, karate, poi e poi invece visto che c'è la musica, visto che c'è la musica, che strumenti suonate? Niente, pianoforte, poi io suonavo pianoforte. Bene. Va bene, dai, andiamo tutti insieme, in bocca al lupo, mi raccomando. Andiamo alla musica. Andiamo a bere. E ti vive la Fiorentina. Arrivederla. Ciao ragazzi, andiamo. Come andiamo veramente? Okay.
quali... Questo però è bello, sai perché? Perché i vecchi giornalisti, li facciamo vedere subito, pensano che si possa essere soltanto vecchia maniera a fare giornalisti. Invece tu, eccolo qui, prendi che ha corso giornalismo interno, con il telefonino stai riprendendo, magari tra poco lo metti sul online o sulla pagina Facebook. Cosa accade? Accade che quindi sta totalmente cambiando anche il sistema dell'informazione, quella di Spagna questa. Però a un certo punto uno dei giornali americani più importanti, che si chiama Time, ne avete mai sentito parlare? Time, anda, chi di voi fa giornalismo nella scuola? Chi c'è? È l'Italia, un grande stato, una nazione come l'Italia diventa grande e importante soltanto se riesce a investire sulla scuola. Le statistiche economiche, quelle dei professori, dicono che dove c'è una scuola che funziona, allora c'è anche crescita economica, posti di lavoro, benessere. Ecco perché noi partiamo dalla scuola. E anche se a voi sembra di perdere tempo, talvolta, considerate che la differenza, la fortuna che avete voi rispetto a ragazzi di altre parti del mondo, è che non soltanto avete un luogo dove poter imparare, e poter imparare tante cose, non solo il primo tema. Il Presidente del Consiglio vuole dirvi che chi va a scuola è più libero, mamma mia. Due, che gli insegnanti e le insegnanti in questi anni sono stati, forse per colpa un po' di tutti, diciamo per colpa nostra, del governo, io adesso rappresento il governo, quindi per colpa mia, per colpa nostra, considerati un po' poco. Ma l'insegnante per una famiglia, per un papà, per una mamma, è la persona più importante, perché affidando i tuoi figli a quell'insegnante stai dando a lei o a lui aiutare a creare posti di lavoro o a non perderli. Siamo in una città, la vostra, Treviso, che è una delle città più importanti d'Italia per l'economia. Diverse situazioni in questo momento. Noi abbiamo scelto di partire da un'area in cui le cose vanno meglio che in altre, ma c'è comunque tanti problemi, per dirvi che ai problemi delle mamme e dei papà che oggi stanno facendo un po' più fatica, cercheremo di dare risposte concretamente nelle prossime settimane. Quindi con me su è venuto anche Giuliano. Allora, applauso per lei in doppio, visto che la poi vediamo se la fa. Se e Stefania avrà il compito di aiutarvi come? Cercando non... questo giochino che parte io non va bene, no? Se no vi faccio la domanda che faceva il giovane di Firenze, però che era tutta legata alla città. Qual è la cosa più bella della vostra città? Chi me lo dice? Qual è la cosa più bella di Treviso? Le mura. A parte, le mura, poi? Il? Il buon, poi? La musica che stanno facendo si ferma. Sempre sognato di fare altre. La cosa più brutta? Ragazzi, uno per volta, alzate la mano e dillo. Vai. Come? Le strade. Poi? Il McDonald's. Poi? L'inquinamento? No, graffiti con le bombolette sui muri. Allora becchiamo due robe su cui iniziamo a parlare di questioni. Inquinamento e graffiti, fermi lì. Graffiti. Chi è l'insegnante che viene da più lontano però in bici? Lei ha fatto anche chilometri. No, ci dica da qui, perché lei ha alzato la mano benissimo, però se sta a 300 metri per in bici, cioè, 2 chilometri. Formazione con le scuole
paritarie, quindi con i bambini dai 3 ai 6 anni, a 90.000 bambini che altrimenti non troverebbero un asilo che li ospita. Questi bambini costano alla comunità 3.000 euro o 3-7.000 euro a pro capite a livello nazionale, e c'è un risparmio più o meno di 270 milioni di euro all'anno che il Veneto dona con questa partita. Questi bambini sono 90.000, non riuscirebbero a trovare una scuola perché non ci sono, quindi vanno nelle scuole 5, top 5 come si dice, le 5 prime università d'Italia, ce n'hai 3 di Venete che sono Venezia, Padova e Verona. Noi abbiamo 620 medici ogni anno che si laureano e non riescono ad avere la specialità. Ovvero oggi, avendo portato i governi precedenti il concorso per la specialità a livello nazionale, noi formiamo i migliori per questi territori. È fondamentale che ci sia una risposta. Grazie e buongiorno a tutti.